Come si può fare questo film? In che modo possiamo fare questo film senza ripetere un modello già ampiamente esplorato? Quella è stata la mia difficoltà. L'idea è stata proprio, allora andiamo proprio in un'altra direzione, cioè raccontiamo i sentimenti di questi ragazzi, quindi prendiamo il libro e utilizziamo il libro in maniera diversa, cioè non mettiamo in scena il libro è una lotta per il potere, soprattutto se lo leggete, invece raccontiamo, cioè non pensiamo di raccontare dei criminali, dei mafiosi, degli spacciatori, cioè raccontiamo degli adolescenti, raccontiamo i nostri figli, raccontiamo i nostri fratelli, mettiamo al centro questo, e questo è stato il pensiero dall'inizio condiviso da Roberto, che era autore del libro e poi anche ha collaborato con la sceneggiatura, e da Maurizio Braucci. Quindi la prima fase del lavoro è stata a New York, perché Roberto in quel momento viveva là, poi c'è stato un problema, io sono romano e dovevo fare il film invece nella realtà di Napoli, quindi ho preso, sono trasferito a Napoli nei luoghi in cui il film è ambientato, ho passato un anno e mezzo lì, e il lavoro di casting poi è diventato anche il lavoro di scrittura e poi insomma siamo andati avanti. Ecco, tu scegli allora il romanzo Racconto una lotta per il potere, e il film invece secondo me, e te ne chiedo conferma, racconta soprattutto la perdita dell'innocenza. E questo è il tema, infatti. Noi, un'altra cosa che dico spesso, che sembra un paradosso, è che non è un film su Napoli, no? Perché anche quell'idea era di non voler ricostruire un fatto di cronaca. Perché la Paranza dei Bambini poi ha un'origine ancora più complessa, perché il nome Paranza dei Bambini è il nome di un'inchiesta giudiziaria, cioè c'è stata un'inchiesta giudiziaria che è stata proprio chiamata la Paranza dei Bambini, che raccontava di questa presa del potere da parte di ragazzi, a volte anche minorenni, in un quartiere del centro di Napoli. Poi c'è stato il romanzo di Roberto è un romanzo di finzione, e poi c'è stato il film c'aveva la cronaca, aveva il romanzo di Roberto e aveva poi i ragazzi oggi a Napoli presenti, che quella è stata la parte invece più forte e più interessante. E quindi abbiamo detto: non facciamo un film su Napoli, facciamo un film sulla perdita dell'innocenza, vale a dire cerchiamo di rendere universale questo discorso, di non limitarci a raccontare un luogo, sennò diventa una scelta sociologica. Tra il romanzo e il film c'è stato anche uno spettacolo teatrale, non so se tu lo avevi visto, l'ho se visto. Ti siete ispirati, ecco, è rimasto qualcosa anche di quell'esperienza? No, lo spettacolo teatrale non è rimasto assolutamente nulla, ma non perché, insomma, al di là del giudizio sullo spettacolo, ma perché il limite dello spettacolo teatrale è proprio l'età, nel senso che al teatro non puoi mettere, insomma, quantomeno lo spettacolo è interpretato da ragazzi, da adulti che interpretavano il ruolo di adolescenti, quindi c'era un'astrazione, invece abbiamo messo proprio al centro i corpi di questi ragazzi che hanno veramente 15-16 anni, questo il teatro non lo poteva fare. Senti, non mi meraviglia che appunto quando è nata l'idea di fare questo film si siano rivolti a te, perché il tema dell'adolescenza, un'adolescenza difficile, complicata, è un po', come dire, la chiave del tuo cinema, un po' tutto il tuo cinema finora perlomeno ha, come dire, gravitato intorno a questo tema. Qual è appunto il motivo che ti ha spinto più volte a raccontare questo tema dell'infanzia, dell'adolescenza difficile? Ma un po' perché raccontare, ma per vari motivi, perché raccontare l'adolescenza ha come immediata conseguenza quella di raccontare il futuro, no? Tu racconti l'adolescenza in Italia, stai raccontando il futuro del tuo paese. Però di fondo anche perché è un'età in cui il bene e il male non sono scelti ancora, non sono chiari. E questa cosa fa sì che tu hai sempre a che fare con l'innocenza. Perché anche delle scelte sbagliate, oppure la rappresentazione di reati, come è stato poi nel caso di Fiore, che è un film che ho fatto, montato in un carcere, ha sempre a che fare con l'innocenza. Quindi non c'è mai la distanza del giudizio, poi questo è anche il punto di vista in cui quando racconto questi ragazzi mi dico sono buoni e sono cattivi. E poi l'altra cosa è che i sentimenti dell'adolescenza, cioè il primo amore, l'amicizia per fratellanza, sono vissuti in maniera totale, assoluta, come questioni di vita o di morte, cioè i sentimenti degli adulti sono mediati, sono razionalizzati, nell'adolescenza invece sono assoluti, e questa cosa è molto 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 cinematografica.